Bella gente, oggi sfatiamo 5 miti sull'alimentazione. Mito numero 1. Perdere peso velocemente è fondamentale affinché una dieta funzioni. Falso. Perdere peso troppo velocemente spesso e volentieri è un problema, perché lo si fa attraverso delle diete troppo drastiche e attraverso dei regimi alimentari che privano il nostro organismo di tutta una serie di nutrienti di cui invece ha effettivamente bisogno. Quindi cosa succede? I primi tempi si perderà del peso in maniera molto rapida. È un peso che viene perso in maniera poco sana. Questo lascia l'organismo debilitato e farà sì che questo peso poi venga ripreso con gli interessi una volta smesso quel regime alimentare troppo restrittivo che tra l'altro è anche insostenibile. Mito numero 2. Saltare i pasti fa bene. Falso. Saltare i pasti non è la soluzione per perdere peso, perché nel momento in cui noi andiamo a saltare un pasto andiamo a privare il nostro organismo di tutti i nutrienti che ci sarebbero stati in quel pasto. Quindi possiamo andare incontro a una denutrizione o malnutrizione, spesso entrambe, che poi debilitano il nostro organismo a lungo andare e ci lasciano quindi con tutta una serie di problemi che invece non si avrebbero seguendo uno stile alimentare corretto. Mito numero 3. Mangiare in tarda serata fa ingrassare. Falso anche questo. L'orario al quale mangiamo non ha grosse ripercussioni sul nostro organismo. L'importante è restare nei propri fabbisogni giornalieri all'interno appunto della giornata, ma il momento esatto in cui si mangia non ha grossa importanza, tranne alcuni casi. Se si è uno sportivo, allora il pasto prima e dopo l'allenamento hanno grossa importanza, e se si va a letto subito dopo aver cenato, ecco, quello è un problema. Però di per sé l'orario al quale si mangia non influenza quasi in nessun modo il come il nostro organismo perda peso o meno. Mito numero 4. Pranzare con un'insalata fa dimagrire. Falso anche questo. Pranzare con un'insalata non fa dimagrire. Se poi il resto della giornata io mangio l'impossibile senza tenere nulla sotto controllo. Per dimagrire io devo mangiare in maniera equilibrata e devo mangiare le giuste quantità di tutti i nutrienti senza bisogno né di saltare pasti né di mangiare solo un'insalata al posto di un pasto completo. Mito numero 5. Le diete iperproteiche e senza carboidrati sono sane. Falsissimo. Le diete iperproteiche fanno male. Sul lungo periodo possono portare anche ad avere diversi problemi. Le proteine sono un macronutriente fondamentale, devono essere mangiate nella giusta quantità, un eccesso provoca delle conseguenze. È vero che queste diete iperproteiche scarse di carboidrati danno l'illusione di perdere peso più velocemente, questo perché eliminando i carboidrati si perde il peso del glicogeno, che sono le riserve di carboidrati che abbiamo nei muscoli e nel fegato, e l'acqua ad esso associati, ma è un peso che poi verrà recuperato nel momento in cui torniamo a mangiare i carboidrati. Per il resto invece il dimagrimento è esattamente paragonabile sul lungo periodo a quello di una dieta più tradizionale, con tutti però gli effetti collaterali di una dieta iperproteica. Quindi non lanciatevi in regimi iperproteici senza averne un effettivo motivo. Bene, con questo io ho concluso i 5 miti da sfatare di oggi. Vi invito a seguirmi per le prossime puntate, dove andrò a sfatare altri miti su dieta ed alimentazione. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, a seguirmi sui social, su Facebook e su Instagram, il link in descrizione è qui in sovraimpressione, e noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, sempre carichi e motivati.